Buongiorno amici, vedete c'è un po' buio, ma ovviamente mi trovo dentro un rifugio. Quella è l'entrata d'accesso. Vi voglio risparmiare la prima parte che c'è un po' di spazzatura, un po' di detriti. E adesso andiamo a esplorare la parte, il cuore del rifugio. Oggi ci siamo dedicati proprio all'esplorazione di rifugi al centro della città, proprio quelli impensabili, quelli che ci passi vicino tutti i giorni ma non ti accorgi che ci sono. Però noi abbiamo una mappa, diciamo un libro, abbiamo un testo che ci svela la presenza di questi rifugi e ogni tanto ne andiamo a pescare qualcuno. Oggi ne abbiamo trovati tre. Ok, adesso giro la telecamera e vi faccio vedere di che cosa sto parlando. Eccolo qua, questa è via dalla spazzatura, questo è l'ingresso del rifugio, come vi dicevo, rifugio delle case, rifugio del borgo qua dalla zona, si accedeva di qua. Corridoio stretto, poi si arrivava al cuore del rifugio che è qui dietro. Qui hanno curato molto il muro frangisuono. Guardate, lo vedete qua, questa mezzaluna applicata qua sul lato della galleria. Ce n'è uno, ce n'è addirittura due e ce n'è addirittura tre. Questo è stato molto curato dal punto di vista della sicurezza. Guardate, anche questo qua è tutto costruito in cemento. Per terra però non troviamo pavimento, troviamo un lastricato di pietrisco, forse per fare drenare l'acqua. Adesso vi spiego anche perché. Perché non tutti i rifugi si potevano scavare in posti asciutti. Chiaramente se sopra di noi, alla montagna, c'è una falda acquifera, dovevano correre ai ripari. Come sono corsi ai ripari qua? Hanno fatto un mazzetto di pietrisco in modo che l'acqua potesse camminare e sui bordi hanno fatto una canaletta, la vedete lì, una canaletta che portasse via l'acqua. E come mai qua c'è tutta quest'acqua? State un po' a vedere. Guardate, questi, se non sbaglio, in gergo si chiamano capelli d'angelo. Non lo so, mi sembra di sì. Eccole qua, le stalattiti che piovono giù dal cielo. E sotto, guardate, vedete lì? Le stalagmiti. Ora cercherò di camminare senza scontrare né la parte alta né la parte bassa, è una cosa un po' difficile, però addirittura queste qua sono amovibili, amovibili perché non sono fissate a terreno ma sono posate sulle pietre, cioè io ne posso prendere una e spostare, cosa che non farò mai contro la mia religione, spostare una stalagmite da terra. Ok, ve le faccio di nuovo vedere, guardate quelle tre lì. Adesso alzo la testa, vi faccio vedere, eccolo qua, questo qui è il rifugio che vi dicevo, il cuore del rifugio è la parte centrale dove venivano le persone. Qua basso, alla mia destra, vedete sempre la canaletta e anche di là. Per terra ho notato che in questo pietrisco di mare c'è anche delle bottiglie rotte, dei cocci di piatto, cose che magari cadendo dalle mani delle persone poi sono finite sul pavimento e ci sono rimaste. Ok, praticamente questo si articola a forma di U, è una grande U, dove i due braccetti sono le entrate e poi la parte centrale è il rifugio. Non è molto grande, adesso provo a accendere la seconda luce. Adesso sicuramente la spengo, eh? No, ok, eccolo qua. Vedete? Questo è tutto quello che è lo sviluppo del rifugio. Qua abbiamo di nuovo l'uscita di sicurezza, sempre col primo muro di sicurezza. Passaggio stretto, angolo, secondo muro di sicurezza, angolo. Eccoci qua, questa qui è l'uscita. Gli immancabili isolatori della corrente che portavano dentro la linea. E una cosa che però non riusciamo mai a capire che cosa servivano ogni tanto queste rientranze. Qua forse poteva esserci una turca lì, potrebbe essere, perché i servizi igienici non li abbiamo trovati. Lo scasso sembrerebbe quello di un servizio igienico, di una turca, però mi sembra un po' troppo grande per esserci stato un gabinetto. E poi non c'è la porta, non c'è la porta, non c'è neanche i segni che ci fosse stata. Vabbè, un altro mistero che rimane lì dov'è. Questo qui è il muro della seconda uscita che è stato chiuso dall'esterno, sicuramente a fine conflitto. E lo vedete, è tutto costellato di grilli talpa. Si vede che apprezzano molto questo spazio, questo posto, gli unici abitanti del luogo. E qui di nuovo c'è una nicchia che boh, forse serviva
L'impianto elettrico, il quadro dell'impianto elettrico, non lo sappiamo. Allora, guardate un po' qua il cemento che cosa combina. Le radici che provengono di sopra dal bosco si infiltrano nel cemento che ha una percentuale di cemento molto, molto bassa, in gergo si dice cemento magro, e fa sì che si sgretoli. Questo è un cemento molto magro. Vedete, speriamo che il rifugio resista. Vedete, come vi ho detto in altri video, il cemento era monopolio assolutamente militare, lo usavano solamente per costruire i bunker e le fortificazioni. Trovare del cemento per delle abitazioni civili era praticamente impossibile. Però anche se c'è una bassa percentuale di cemento, è una cosa, un posto, siamo in un posto abbastanza sicuro. Va bene, torniamo indietro, ripercorro, perché di qua non si può uscire, ripercorro di nuovo tutto il rifugio. Diamo un ultimo sguardo ai capelli d'angelo e niente, se troviamo qualcosa, come dico sempre, ci sentiamo all'improvviso. Eccoli qua. Adesso forse ne andiamo a visitare uno che i capelli d'angelo toccano per terra. Se riusciamo a trovarlo, ce l'hanno segnalato qua in zona e sono curioso di vederlo. Vi faccio vedere da vicino. Eccoli qua. Meraviglie, meraviglie. Vabbè, camminiamo piano senza schiacciare le stalattiti che sono laggiù, le stalagmiti, quelle che arrivano dal terreno. Guardate, sembrano funghetti che sono sul terreno e niente. Va bene, ragazzi, ci avviamo verso l'uscita. Stiamo attenti con la testa a non toccarne nessuna. Guardate, questa è di un colore ferroso, diverso dalle altre. Sembra una cordicina. Va bene. Andiamo e andiamo a cercare un altro.